Fabrizio Dab sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK539 sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale qui con Farming Simulator 19, aspettando Farming Simulator 22, e oggi andiamo avanti con il lavoro per quanto riguarda la preparazione del terreno e la semina. Oggi andremo a piantare girasoli. Allora, andiamo subito a preparare il nostro mezzo e direi che possiamo anche far partire il sottofondo musicale. Eccoci qua. Allora andiamo a andiamo un attimo a sistemare . Mi sa che non ci arriva qua. Ok, iniziamo a sistemare un po' i mezzi . Adesso andiamo a preparare Wila Fernbus, carissimo, ben ritrovato e bentornato in live qua. È un piacere pazzo quando mi passi a salutare, lo sai. Grazie. Io oggi sono entrato in maniera fugace su Twitch e ho visto che eri in live, solo che ho fatto un'entrata e un'uscita ultra rapida, quindi è per questo che non sono passato a salutarti in live e mi devi scusare. Allora, questo l'abbiamo preso, andiamo a piantare girasoli, stavolta non devo sbagliare. Sì, oggi nella prima serata sono passato e ho visto che eri in live 5 più o meno. Waparan carissimo, ben ritrovato qui con noi stasera. Ah, pure Dino, carissimi, mi sono anticipato un pochettino stasera, ma non è questo, mi sono anticipato leggermente perché ho detto nel frattempo che riscalda un po' le candelette ci vuole tempo, e quindi ho approfittato per anticiparmi un pochettino. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome, thank you for being here. Today or tonight we will go on with our challenge and trying to reach the million. And we will work very hard tonight because we have to seed our big field with the sunflowers. So we have to work very hard. Let's try to do this, and I hope you will enjoy my company. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du samedi soir avec Farming Simulator 19, avec le titre en attendant Farming Simulator 22. Aujourd'hui, nous allons planter des tournesols. E adesso lo devo dire in lingua napoletana, se permettete. Un saluto a tutto quanto e benvenuti a diretta RoSabdessir con Farming Simulator 19, aspettando Farming Simulator 22. Oggi a Mannanz e ci anticipammo un po' il lavoro e cercammo un po' di guadagnare 1 milione di euro. Il paparello, come si dice dalle mie parti. E allora, poi dopo, se qualcuno di voi non conosce la fattoria, ve la vado a mostrare. Mi dite solamente se la musica risulta troppo alta, se risulta fastidiosa. Come sempre io chiedo sempre alla regia, che siete voi in chat, di darmi conferma se è tutto a posto. No, non sono passato in live, ho fatto l'accesso al computer. Io ho sempre aperto una seconda pagina su Twitch e con la coda dell'occhio ho visto che stavi streamando. Perfetto, chiedo sempre perché in cuffia la musica, diciamo che arriva bella sostanziosa, e quindi non rendendomi conto del volume chiedo sempre se è gradito. La S è gradita la potenza di questo pseudo impianto. E a proposito, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti quanti voi che state facendo crescere questo canale. Ringrazio in particolar modo l'amico Fernbus, perché da quando il canale aveva soltanto 30 follower ha fatto sì che potesse crescere. Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti quanti voi che comunque avete fatto la stessa cosa, ma con Fernbus diciamo che c'è stato questa gesto particolare e che poi alla fine come ben sapete io in tutte le mie live sponsorizzo i canali amici, per cui diciamo che vi sono ancora debitore, ecco. Però comunque cercando di essere una piccola grande community è bello farsi pubblicità, un po' come stasera che sono passato a trovare un altro amico streamer prima di Fernbus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Ciro 10. Uè, Fernbus, grazie. Io ti ringrazio, non lo dico, ma apprezzo. E quindi, come dice anche l'amico La Zappa Storta, tra streamer bisogna aiutarsi, supportarsi, anche quando si diventa un po' più conosciuti, meno anonimi, ecco. E quindi anche se comunque questa cosa fa parte proprio del mio carattere, quindi quando posso, praticamente sempre, faccio sempre un po' di pubblicità ai canali degli amici. E allora ragazzi, ma in tutto questo, ma voi sto Farming 22 l'avete già preordinato? Bella domanda ha fatto. Rispondete, rispondete. Grande Fernbus, ma tu, alla fine vedi, tu sei una persona umile e quindi le persone apprezzano le persone umili, e soprattutto un po' tutti quanti noi, ecco, cerchiamo di essere solidali, ma tu in particolar modo sei stata leggermente di più. Non prendetela voi altri amici che insomma state guardando questa live, ma il trattamento per tutti quanti voi è uguale ed equo, al di là dell'anzianità, diciamo così, di condivisione o di conoscenza, anche seppur virtuale. E quindi cari ragazzi, ebbene, bisogna essere sempre solidali. So I was talking to my friends that I always think that streamers should be so kind each other and not making war or doing bad competition. Should be, and we must be so fair, so we have to use the fair play. Et voilà, et oui, j'étais en train de parler avec mes amis à propos de la solidarité parmi tous les streamers, et je disais que c'est une bonne chose quand on s'aide chacun l'un avec l'autre, et voilà, je pense que ça soit la plus belle chose que ça pourrait se passer. Et en fait voilà, merci beaucoup à tous pour votre support, et E voilà, merci. Scusate, ma da come, non so se si capisce, diciamo che il francese lo mastico leggermente meglio rispetto alle altre lingue straniere, insomma, perché ho studiato in loco diversi anni fa e quindi, anche se sono passati parecchi anni, però diciamo che fondamentalmente la memoria residua mi è rimasta un pochettino. Allora, non so se qualcuno di voi due live fa o la live scorsa non c'era. Comunque durante la scorsa live praticamente, siccome avevo la trebbia elettrica che aveva una capacità di raccolta particolarmente ridotta, allora avevo proposto ai presenti in live di scegliere due trebbie da acquistare. Una era la Macho King, sì, stasera è girasoli, bisogna recuperare un pochettino di soldini qua. Buonasera a te, ben ritrovato. Devo recuperare qualche soldino dall'ultimo acquisto che ho fatto qualche settimana fa, ed è la trebbia che mi è costata quasi 900.000 euro. Ho toccato il milione, ma in realtà come stavo dicendo, avevo messo avevo fatto una sorta di sondaggio durante la live, e ora vi faccio vedere. Avevo proposto, allora, era la X9, questa qui US perché espande il serbatoio, e poi l'altra era, vediamo se la trovo ancora più qua, la 1100 e la X9000, ed è stata votata la 1100 giustamente perché è una capienza di quasi 27.000 litri contro quelli della trebbia elettrica che ne erano 17.100. quindi diciamo che fondamentalmente mi è costato qualcosina in più, però allo stesso tempo il lavoro sul campo va a ridursi. A voglia, Macho, a voglia, altro che, bisogna sgobbare qua. Però poi farò una mega vendita di latte, e su questa mappa il latte lo pagano molto bene, e di semi di soia, e perché diciamo sa, e quando seguo le live degli amici e mi chiedono o meglio, se sento dire che hanno problemi economici, io la prima cosa che consiglio loro è quella di vendere i semi di soia, perché i semi di soia sono come le lenticchie a Capodanno, portano i paparelle, come si dice dalle mie parti, e quindi ecco che appena ho l'occasione farò almeno un paio di terreni di questi qui, che vi faccio vedere anche la mappa. Tutta questa superficie qua l'andrò a seminare con semi di soia, e potrei toccare il milioncino vendendone un paio di carichi, circa 300.000 litri di semi di soia. Qualcuno di voi sicuramente ne sa qualcosa, quando Waparan dice ci sono problemi economici, gli dico semi di soia e ti passa la paura. 2, qualcosina più di 2, sono molti più di 2 in realtà, anche se su questa mappa qui il prezzo massimo è di 2600 euro ogni 1000 liri. Fammi vedere un attimo, vediamo con me la situation. 2,7, ecco, in diretta l'avete visto. Ho residui di soia, però per il momento non li vendo perché, o forse sì, chat, voi che dite? La vado a vendere la soia? Vediamo un po', dai, scrivete se devo vendere i semi di soia. Type in chat if you want that I have to sell soya beans. Type yes, sì. Si vous voulez que je vais vendre la soya, tapez dans la chat oui. E quello è poco, ne sono rimasti mi pare 1400 litri. Vediamo pure dove la devo andare a vendere. Mi sono scordato di accendere la macchina qua. Ok, visuale in prima persona. Allora vediamo un attimo quanti ne abbiamo. 4500 litri. Allora, mulino, first blonde grano. Ah, devo venderlo con il treno. E allora mi sa che la vado a vendere al mulino qua vicino. Questo quanto mi offre? Mulino per grano. Eh, 1700, no, e lo vado a vendere al supermercato. Andiamo a vendere questi due semi di soia qua, li andiamo a vendere direttamente al supermercato. Mulino per grano, abbiamo detto è troppo poco. Macho King. Qua ogni tanto parte l'improvvisazione con il brano e con le persone in chat e mi vengono i jingle, i famosi jingle pubblicitari che si facevano negli anni 80 e che ti rimangono fissi nella testa. E qua fra poco mi tocca andare a caricare la piantatrice qua. Dovremmo recuperare qualcosina. Di soldini sicuramente, non tantissimi, ma a tenere le residue lì nel serbatoio, insomma nel silos, non mi sembra il caso. E allora approfitto in questo momento per ringraziare tutti quanti voi che in questo momento siete sintonizzati su questo canale, a voi che mi state guardando in diretta. e a voi che mi state guardando in questo momento in differita sul canale Twitch durante la replica, e a voi che state guardando questo video su YouTube ricordo che il video di Aspettando Farming 22, Farming 19 è disponibile su YouTube il lunedì a mezzogiorno. Se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19 o preordinare Farming 22 o altri giochi con prezzi scontati fino al 70% multipiattaforma, nella descrizione del video o dei video troverete il link per acquistare questi giochi scontati, oppure se siete in diretta o in replica basta digitare la parola gioco e vi uscirà il link dove potrete acquistare appunto i giochi multipiattaforma a prezzi scontati fino al 70%. Andiamo a fare un altro carico qua. Ripieghiamo, però poi devo scaricare i semi, devo andarli a scaricare per forza nel silos, anche se in realtà dovrei acquistare una nuova piantatrice molto ma molto più grande e capiente. So che effettivamente non è proprio realistico al massimo, ma diciamo che siamo un po' principianti qua. Cosa ne dite, chat? Acquistiamo una nuova piantatrice? Mi sa che stasera mi rovino, eh? Do you think that I have to buy a new planter? Let me know in chat. Leave a comment. Please, thank you. Un saluto a tutti e benvenuti nel canale, benvenuti nella live e grazie per esservi fermati a guardare questo video. Il mio nome è Fabrizio e qui nella comunità o la community di Twitch sono conosciuto anche come Dablo, come mi chiama l'amico Fernbus, e DB, come mi chiama il gran maestro di farming Jason Farm. In questo momento state assistendo a una forma sperimentale nuova di creare contenuti basati su giochi. Questo format, appunto inventando un nuovo format che si chiama soft gaming, e lo scopo del soft gaming è quella di rilassare lo spettatore, e quindi mi auguro che questa nuova forma e formula di creare contenuti sul web possa essere gradita e quindi magari farmelo sapere. E grazie ancora per esservi fermati a guardare, grazie a voi che state guardando questo video in diretta, ma soprattutto a voi che state guardando questo video in replica sul canale qui su Twitch. Mi auguro, grazie Macho King, buona continuazione e buona serata, e grazie ancora per la compagnia. Hi everyone, welcome to the stream. My name is Fabrizio. I am also known here in the Twitch community as Dablo, as my friend Fernbus called me, or DB as my friend Jason Farm called me. I want to say to you that you are not watching conventional gameplay, but you are watching at the creation of a new format called soft gaming, and this new kind of making live streaming goal is let the viewers feel relaxed while watching live streaming or a replay. I hope you will enjoy this new kind of making gameplay. I want to say again thank you so much for your company, and if you are loving this new way of making and creating contents here on web, please let me know. Thank you so much. Adesso continuiamo. Salut à tous, bienvenue dans le canal, bienvenue dans la vidéo, bienvenue dans ce direct. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo, comme on m'appelle mon ami Fernbus 08, ou DB, comme on m'appelle mon ami Jason Farmer. Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une directe quelconque, mais c'est une directe expérimentale pour un nouveau format que je suis en train d'inventer, qui s'appelle soft gaming. Le but de ce genre de direct ou ce genre de création de matériel audiovisuel sur le web, le but c'est de faire sentir relaxer les spectateurs. J'espère que vous allez bien aimer ou agréer cette nouvelle forme, ce nouveau format. Faites-moi le savoir parmi vos messages, ou si vous êtes entré dans ce canal et vous êtes entré que vous étiez curieux. Si vous êtes en train de bien aimer ce genre de direct ou ce genre de vidéo, s'il vous plaît, suivez le canal ou faites-moi le savoir en laissant un message ici sur Twitch si vous êtes en direct ou pendant la réplique, ou faites-moi le savoir sur mon canal YouTube. Cette vidéo sera disponible sur le canal YouTube le lundi à midi. Merci pour votre compagnie si vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct, et j'espère de vous avoir fait de la bonne compagnie si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur mon canal. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue. E allora, come ha consigliato l'amico Macho King, una volta seminato il campo, poi andrò a vendere la soia, i semi di soia residui che ci sono nel serbatoio, e quindi andremo a vedere un po' quanto riusciremo a recuperare, seppur a pochi soldi, ma sicuramente faranno sempre comodo. E poi andremo ad utilizzare la trebbia acquistata recentemente, che è la John Deere X9, costata quasi 900.000 euro, consigliata e votata in chat nella scorsa live, e quindi e poi faremo il nostro consueto giro con i cavalli. Cercheremo di farlo, e così li terremo in forma. E a tal proposito devo vedere un po' quanto me li valutano. E continuiamo a rilassarci un po'. E insomma, questo Farming 22, a quanto pare, a questo Farming 22 hanno stanno facendo un gran bel lavoro. Se siete particolarmente curiosi, ecco, vi potrei consigliare un canale amico, oltre ai tanti, ma ce n'è uno in particolare che è dell'amico Jason Farm, che è un vero e proprio guru, un gran conoscitore della materia, mezzi e tutte queste cose qui per quanto riguarda farming. Quindi se volete restare informati, vi consiglio il canale dell'amico Jason Farm. che anche lui è uno streamer ed è una persona molto a modo, e quindi ed è anche una persona molto disponibile. E il team, se non ricordo male, si chiama Mondo Game, quindi potete anche seguire la pagina Facebook di Mondo Game, dove c'è anche Peppe978 Ambassador, un grande modder e forse direi uno tra i più grandi modder italiani qui su Farming. E non so se avete presente il Turbo Star, il Fiat 968 se non ricordo male, ecco. Beh, Peppe978 è lui, il modder che crea queste splendide mod. Poi volevo anche approfittare per ringraziare quanti in queste ultime sere si sono iscritti al canale mentre ero in replica. Vi ringrazio, anche se non ho potuto farlo durante la replica, ma apprezzo molto quando date fiducia a questo canale mentre è in riproduzione gli eventi passati, ecco, e quindi vi ringrazio due volte, voi che avete deciso di far crescere questo canale. So I want to say thank you so much to you that you followed my channel, this small channel, during the replay. Thank you for your thank you for choosing to let my channel, our small channel, let growing up with your follow. Thank you so much, thank you so much. Je veux qu'il y a l'occasion pour remercier tous ceux qui sur le canal quand je suis en quand il y a les répliques en transmission. Je vous remercie beaucoup, infiniment pour votre préférence. J'espère de pouvoir grandir, essayer de m'améliorer. Et voilà, merci beaucoup. Allora, sta piantatrice, però sto pensando di sostituirla, di prendere una un po' più grande. Vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare dalla vendita dei semi di soia al supermercato, eventualmente poi vediamo quanto possiamo spendere. Al momento non ci possiamo muovere tanto. Ah, un'altra cosa che dovrei acquistare, ora che ci penso, è il macchinario per utilizzare il fertilizzante liquido più grande, ma questo magari prima che ovviamente uscirà Farming 22, che vi ricordo l'uscita prevista è il 22 novembre, ed è anche già in prevendita, e se volete acquistare Farming 22 o Farming 19 o altri giochi scontati, nel link nella descrizione del video troverete il link dove poter acquistare giochi scontati fino al 70%, multipiattaforma, e che di questi tempi risparmiare fa sempre bene, investire ma il giusto. Mi sa che non ce la facciamo a completare il campo qua. Spero almeno di riuscire ad arrivare alla punta lì, a completare la striscia 130. Ok, dai, su. . 104, ok, dai. Ripiega e andiamo a riempire di nuovo il serbatoio qua. Effettivamente è troppo piccolo, mi sa che lo devo assolutamente acquistare. Però ma qua ci sono i semi ancora 2000, ah no, quanto era su? 43.000, a voglia fa. La voglia è inseminare, a seminare, anzi a piantare in questo caso qui. Allora mi sa che ho lasciato della calceviva da sistemare. Allora, per quanto riguarda il trasporto dei semi di soia al supermercato, utilizzerò il Turbo Star. Ci sono circa 5.000 litri. So for the transport of the soya seed, I will use the Turbo Star for transporting the item to the supermarket and selling and try to earn some money. Ah, mi sono scordato di rispondere a Macho King, ho letto ora. Macho King, se stai guardando questo video in replica, è la DLC Alpine di Farming, e la Ellengram, se non ricordo male si chiama sta mappa, comunque è la DLC. Se stai guardando questo video devi scusarmi, ma ho riletto con calma e meglio il tuo terzultimo passaggio. Poi magari quando vado in live, nella sua live, poi gli dico qual è la mappa. Ok, È bello quando gli amici passano a farti un saluto durante le dirette, e dopo ovviamente farò un giro su uno dei canali degli amici, dei canali amici. Mi raccomando, se anche voi avete amici o conoscete piccoli streamer che hanno pochi follower, fate come me, sosteneteli, quindi seguite i loro canali e fate anche un po' di pubblicità. E quindi approfitto anche io per fare un po' di pubblicità ai canali amici. Se voi siete appassionati di farming, vi posso consigliare Fernbus 09, Woppa Runner, Harvid Underscore 80, poi La Zappa Storta, il gran maestro Jason Farm, Macho King 82, poi al momento mi sfuggono. Ah, io devo finire ancora di andare dall'altra parte. Ok, ho lasciato sto pezzettino di terreno qua. Cosa soldi? Ok, perfetto. Sto terreno è asimmetrico e mi scordo sempre di andare a sistemare l'ultima parte del terreno là. Allora, quella lì dovrebbe essere calcevia, se non ricordo male, residui dell'ultima lavorazione. Ecco qua, mo. Andiamo avanti qua. Allora, devo proseguire, devo mantenere la linea dritta qua. Non male questo John Deere. Ok, ci siamo quasi, manca, quanto manca qua? Un pezzettino, poi andiamo a vendere. Ah, sta salendo, ottimo. E allora quasi quasi, quando metto il tempo, l'avanzamento del tempo rapido, poi darò un'occhiata al prezzo del supermercato, e appena salirà farò lo switch da mezzo a mezzo. E qui mi sa che devo prendere una seminatrice e una piantatrice più grande, non enorme ma sicuramente più capiente di questa qua. 5.000 litri di fertilizzante vanno in questo macchinario qua. E solitamente preferisco sempre avere un po' più di semi piuttosto che di fertilizzante, però va bene così, va bene lo stesso, noi ci adattiamo. Spirito di adattamento, chiudiamo qua. Ok, adesso andiamo a il mezzo varamboccato, mi sa, no, non c'è ancora bisogno. Allora, riportiamo il mezzo un attimo a posto, o a posto. Voilà, quasi quasi lo rabocco il mezzo. Allora, all'impianto di produzione di biodiesel abbiamo fatto il pieno, se non ricordo male, pieno di semi di soia, per però per sicurezza voglio controllare un attimo. No, quindi la prossima coltura sarà semi di soia, scusate, la colza. So now, so next culture here I will seed some canola, colza. Andiamo a consegnare i semi di soia al supermercato. Vabbè, visto che mi trovo, utilizzo questo, me la trovo già qua, semi di soia. Ah, la colza c'è, il mais pure, ok. Allora, ah, forse ne sta nel silos della fattoria, ok. Sta nella farm. Vediamo un attimo come stanno. 32.000, ok, cioè, sta abbastanza bene. Devo poi mettere un po' di paglia. Ed ecco una delle creazioni di Peppe978, il famosissimo Turbo Star. Andiamo al supermercato, andiamo a consegnare. Ah no, questo lo devo consegnare. Questo devo portare all'impianto di... sa miseria, va. Devo portarla all'impianto di biodiesel qua. Mi ero completamente scordato. 30.000 litri, 40.000, pare che c'erano un paio di migliaio di litri di colza. Ok, now I will refuel the reservoir here with the canola seed. Metanolo ci sta, dovrei fare anche il pieno di metanolo però. Allora questo devo fare la manovra. Il trigger dovrebbe essere qua di fianco. The trigger should be here in this area. Ok, perfetto. Nel frattempo prendiamo il Turbo Star e andiamo a vendere i residui di semi di soia. Let's go sell soya beans. Grande Peppe. Neanche molto snello dal punto di vista della guida. Una bella cuppia. Aspetta, ma se non mi sbaglio questa... Ah, aspetta, ma quella, se non mi sbaglio, sta nel silos della stazione là. Ora mi sto ricordando vagamente, però per sicurezza vediamo prima qua, visto che mi trovo. Ma ora che ci penso, l'ultima volta che ho provato a venderlo è stato proprio alla stazione Mulino, non so che... Quindi quasi sicuramente starà là. Vediamo un po'. Ah, qua c'è pure corsa. Eccolo, ah, eccolo qua. Ok, abbiamo anche un'altra piccola riserva qua di corsa. E direi che per il momento la terra di riserva 8000 litri sono un bel po', che poi dovrei comprare il metanolo per creare, anzi per produrre i 40.000 litri di biodiesel. E poi il lumigel per creare i super simi. Poi dopo questo devo venire a vendere anche il latte. Vediamo un attimo il latte, quanto offrono per il latte qua. Carichiamo la soia. Ah, però 11.000 litri, 11.000 euro. 11.000 euros. Great. Allora, mo devo andare a... Vediamo un attimo il prezzo del latte. I will see if I can earn extra money selling the milk. Allora, supermercato. E allora vengo a venderti il latte qua. Ok, I found the best price. It's always here at the supermarket. So I will sell the milk here. J'ai vu le meilleur prix offert sur le marché et c'est le supermarché qu'il m'offre beaucoup plus, un petit plus d'argent, donc je vais vendre le lait. Oulala, je vais vendre le lait au supermarché. Au marché, supermarché. o supermercato, e quindi faccio così 25.000 litri e dovrebbe fruttarmi un bel rientro. Dovrei recuperare un bel po' di soldini. 11.000 euro per... in questo caso quasi lo riempio di colza. E nel frattempo andiamo a vendere il latte. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. 37.000 litri. Fammi pulire qua nel frattempo. Devo preparare pure gli ingredienti qua. Allora qua mo che ci vuole? Allora è fieno, paglia ed insilato. Allora il fieno dovrei averne un po' nell'essiccatoio. Quanti litri mi sono rimasti? 'O li vendo tutti. Vendo tutti il latte. Prendiamo la scorciatoia qua. Oddio, forse no, vabbè. Avrei dovuto fare quell'altro giro, però va bene così. Io sono ancora qua e già bon voyage. Oh, yes. Ah, bisogna accendere i lampeggianti qua, hanno detto, su strada. E accendiamo i lampeggianti, perché è stata detta nella live di Miticaccio. Vi saluto e mi raccomando, seguite anche il canale di Miticaccio, che è bravissimo, ma molto più bravo di me. E anche uno streamer, anche ha molto ma molto più esperienza di me. Quindi mi raccomando, seguitelo e salutatelo da parte mia. Scrivetegli "ti saluta Dab Logistica1". Faccia la miseria, 56.000 litri, faccia la miseria. Quindi abbiamo recuperato, diciamo, quasi 70.000 euro. Però qua allungo il percorso. Ecco qua, allora giriamo qua. Non male, ho recuperato qualcosina, dai. Avevo 30.000 litri di latte. E andiamo a vendere quest'altri 13.000 litri. approfitto per sorseggiare un po' d'acqua. Procediamo. Ammassamento. Mi ero completamente dimenticato che avevo messo il serbatoio nel silos, quello lì avevo messo il raccolto precedente. I forgot that the previous harvesting, the previous work, I stored everything in the silos in the old factory. Brindate, Rozio da boy, ia ia home. Guarda, 3.000 litri, 13.000 litri, 28.000 euro. Abbiamo recuperato un bel po' di soldini. Ottimo. Parapum, parapum. I tappi li possiamo chiudere. Ok, allarghiamoci. È vero che non c'è il rimorchio dietro lungo come su Eurotrack, però diciamo che le curve vanno prese in maniera corretta. Allora, adesso andiamo a scaricare. Vediamo prima quanta razione mista mi è rimasta nel macchinario. E poi dopo eventualmente ne andiamo a creare, anzi quasi quasi. Questo però è, ah ok, qua c'ho dei residui di paglia, perfetto, e allora li scarico qua. Ah, devo andare a controllare l'acqua, mi sa che è pieno. Paglia, allora andiamo, controlliamo l'acqua. Ok, l'acqua sta a posto e quindi adesso mettiamo un po' di paglia qua, ecco qua. Allora andiamo a recuperare. Il fieno nel macchinario essiccatore qua, nella cabina essiccatrice. Deve essere un problema di quel macchinario, il bug, infatti questo si ferma, ok. Poi dopo veniamo a prendere un po' di insilato qua il filo l'abbiamo preso, perché non lo prende? Ah, aspetta, questo c'è lo scarico laterale, ma mi sono ricordato. Ecco qua. Ma voglio se prende fieno. Era completamente dimenticato. Quante ne ce ne vogliono ancora qua? 17, 22, quindi altri 4000 litri. Opla. Questi dovrebbero bastare, credo, Should be enough. Oh, mi sono scordato la freccia accesa. Insinato, oh yeah, oh yeah. Come buona, come bella, o panina canutella. Alright, alright, alright. Rabata una bella sprite. Ah, devo andare dall'altra parte a prendere l'insilato. Prepariamo la razione mista per le mucche. Inizia il riempimento, ok. (14, 15, 16, 17). Andiamo a preparare, poi mi serve anche un po' di paglia, devo spostare il Turbo Star da lì. Sì, poi andiamo sul campo e iniziamo a preparare il grande campo per la raccolta. Ok, allora adesso prendiamo il Turbo Star e andiamo a lavorare sul campo. Fammi assicurare prima che gli animalozzi qua. Ah, totale razione mista, devo prenderla. Mi serve. Sì. e questo macchinario devo bloccarlo io manualmente, perché al momento il macchinario solo 5.000, ok, diciamo che al macchinario, questo macchinario probabilmente ha un bug. Allora qua nel frattempo andiamo a scaricare la colza nell'impianto del biodiesel, lo andiamo a riempire e la parte residua la andremo a conservare nel silos, nel grande silos dove c'è il deposito dei mezzi, quindi nella nuova postazione, e cominceremo poi a lavorare sul campo. So now I will full and refuel the bio diesel plant production with the colts, and then I will go back on the field, let the time lapse faster, and I will go on working on the field. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de décharger ce produit dans la plante de production de biodiesel, puis je vais commencer à travailler sur le champ. Allora questo lo devo spostare, quindi questo lo posso anche lasciare qua, perché poi a breve cominceremo a lavorare sul campo. Allora colza 34.000, ok, quindi in teoria dovrebbe avanzare un po' di materiale, e quindi lo vado a scaricare di là. Qua mi produce anche insilato, quindi dagli scarti di lavorazione non si perde un granché. Perfetto, colza pieno, però poi ci vuole il metanolo. Ok, metanolo, perfetto. Però il metanolo poi lo acquisterò in un'altra occasione. Allora adesso questo lo vado a scaricare nel silos, questo qui, e poi cominciamo a lavorare sul campo. Ci siamo quasi, e allora colgo l'occasione per darvi il benvenuto nella live. Io mi chiamo Fabrizio, qui nella community di Twitch sono anche conosciuto tra gli amici streamer con il nomignolo di DabLo o DB. Ciò a cui state assistendo in questo momento non è un semplice gameplay, ma è la sperimentazione di una nuova forma, un nuovo format che io ho definito e chiamato soft gaming. Il soft gaming, lo scopo del soft gaming è quello lì di rilassare coloro che guardano una live o un video in diretta, e mi auguro di poterlo far, mi auguro che possa funzionare, ecco. e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che stanno guardando questo video in replica qui su Twitch e lo stanno guardando in questo momento anche su YouTube. Il video di farming è disponibile il lunedì a mezzogiorno sul canale YouTube Dab Logistica. Mi auguro di essere di buona compagnia per voi. Mi auguro che questo nuovo format sia gradito e andiamo avanti. Quasi quasi mettere a scorrere il tempo un po' più velocemente. Hi, welcome to the stream, welcome to the replay. My name is Fabrizio. I am also known here on the Twitch community as Dablo or DB. As my friend streamer called me. This live streaming or this video that you are watching, this is not a conventional one, but you are watching an experimental new format that I am inventing called soft gaming. And the goal of this new format, it's making relaxing the viewers. I hope that you will feel better, you will feel relaxed, more relaxed while watching or after watching my contents here on Twitch or on my YouTube channel. Thank you so much. I hope to be of a good company for you that you are watching this video in replay. I feel better and in very good company with you during my live streaming. Thank you so much. Let me know typing a message here on Twitch or under my YouTube videos. Salut à tous, bienvenue dans cette direct ou bienvenue dans ce canal. Merci pour vous être arrêté dans ce vidéo, dans ce canal. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu ici dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo ou DB. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une directe quelconque, mais c'est une directe expérimentale. En fait, je suis en train d'expérimenter un nouveau format que je suis en train d'inventer qui s'appelle le soft gaming. Et qu'est-ce que c'est le soft gaming? C'est un genre de format, donc production de matériel audiovisuel qui permet aux visualisateurs de se sentir relaxés pendant ou après avoir regardé une direct ou une vidéo ici sur Twitch ou sur YouTube. J'espère que vous allez bien agréer ce nouveau format et faites-moi le savoir en laissant un message dans la directe ou dans la réplique ou bien sur mon canal YouTube sous mes vidéos. Merci beaucoup. campo grande, ma abbiamo macchinari insomma che sono un po' limitati per quanto riguarda la larghezza di lavorazione, quindi magari più in là vediamo di acquistare qualche altro macchinario, una seminatrice e una piantatrice. Stara, svegliati è primavera. Stara, sono le 7 e tu devi andare a scuola. Ah, quella è Sara, non è Stara. È un po' lentuccio sto mezzo, però quasi quasi lo riparo a volo. Vediamo un po', forse è per questo che è lento, eccolo qua, ripara, 12 km/h, decisamente meglio, anche se è migliorato di poco però. Facciamo giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra e porto 3 route. Patrizia, eri la reginetta di tutta la baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia e ogni tanto ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Ancora grazie per esservi fermati e soffermati in questa live di questo piccolo streamer. Thank you for stopping here watching this video of this very small streamer. Questi macchinari sono piccolini, non so se prendere una piantatrice più grande, ma più grande di questa, questa è 9 metri, questa è 12 metri, questa qui 12 metri 18 metri 18 metri Ah, questa è 18 metri allora quella che c'ho adesso. Ma ok, allora no. Per il momento non mi conviene. Perché le paparelle sono poche, l'acqua è poca e la papara non galleggia. E quindi per il momento, anche se le finanze lo permetterebbero, evitiamo di fare acquisti incauti. C'è qualcuno in chat? Is there anyone in chat? C'è qualche in chat? Mi avete lasciato sola. Mi auguro ovviamente di fare ed essere di buona compagnia a voi, soprattutto a voi che state guardando questo video in replica qui sul canale Twitch. Magari non avete molto sonno e magari con questi video che sto creando vi rilassate e magari riuscite pure ad addormentarvi ed vuol dire che funziona e quindi vi sentite rilassati. Ça veut dire che ça va marcher. Eh oui, eh oui. Si vous sentez relaxé pendant mes directs ou pendant la visualisation de mes répliques ou de mes vidéos, ça me fait beaucoup de plaisir. Aussi, si vous n'avez pas sommeil ou vous n'arrivez pas à dormir, j'espère que je vais vous accompagner dans les bras de Morpheus. On appelle comme ça aussi en France, Morpheus. Ça doit être, mais ce n'est pas le personnage de Matrix. Matrix, Patrix et Félix, Astérix, Obélix. E mi sa che qua ci vogliono macchinari un po' più grandi. Il y a des fantômes quelque part, je ne sais pas où ils sont. Nous en vous êtes, ils sont. Je suis tué, les nous en vous êtes, ils sont. Nous sommes des fantômes. Le fantôme de l'opéra. Facciamo scorrere un po' più velocemente il tempo, così recuperiamo un po' sul raccolto. Non sarebbe servito, però è sempre bene, buona norma, trattare il campo. portiamo al primo stadio di crescita. Ok, oh no, vabbè dai, allora se è così, siccome non serve, ripighiamo il tutto e andiamo avanti. Mettiamola a posto e prepariamo la trebbia per la prossima operazione. Ok. E facciamoci sta bella raccolta di girasoli. Vedi, sono rimasto bloccato qua. Oh, ferma, ferma, ferma. Ah, questo è fertilizzante. Non male, grazie ovviamente al consiglio di alcuni amici, di alcune persone che sono passate in live la settimana scorsa e mi hanno consigliato fra due trebbie quale prendere e mi hanno consigliato questa qui. E dovremmo guadagnare qualcosina. So we should earn some money. And talking about this harvesting machine, last week during the live stream I was looking to buy a new harvesting machine, and I was not sure to buy the best one. And I was looking to a couple, two harvesting machine. This biggest one here, this is the John Deere X9, and the class, the biggest one, I don't remember the name, and the chat voted this one. And I have to admit that the choice has been the best one. I paid a lot of money I paid at least 900,000 dollars for an harvesting machine, but I am so happy to have listened to my chat, so I am very proud. And now I have only to work and work hard. Alors j'ai dit que la semaine passée j'étais indécis pour acheter une machine plus curieuse pour travailler sur un champ. J'étais pas sûr d'acheter si celle-ci, la John Deere X9 ou une classe que je me rappelle pas du nom, mais c'est la plus grande. Et j'ai demandé à la chat de faire une votation et ils ont choisi celle-ci. Je l'ai payé à peu près 900 000 € ou dollars, mais je pense que j'ai bien fait à écouter les amis qui m'ont suggéré d'acheter celle-là. Donc voilà, je dois seulement travailler. Oh, sbaglia del taglio, mi confondo sempre qua. Allora, diciamo che il problema della trebbia era la capienza, perché la trebbia precedente elettrica aveva una capienza di 18.000 litri, e ora vi faccio vedere qual è. Allora, questa qui aveva 17.000 litri di capienza, questa qui invece, scusate un attimo ma sto andando non dritto, questa qui invece ne ha 27.000 quasi. Ora vi faccio vedere, I will show you, just a moment. This one has at least 27,000 liters. And it is so big. I chose this one. This is the US version, because the US version is more capable. And I have not to go turning around with the truck, so I will not lose or waste time to unload the harvesting machine. That's all folks. J'avais décidé de chercher la machine ici parce que à cause de la capacité d'emmagasiner les choses que j'étais en train de recueillir sur le champ. Et la machine précédente, elle avait un réservoir de 14.000 litres et celle-ci elle a une capacité de à peu près 27.000 litres, 26.900. Donc je peux et épargner beaucoup de temps en y vont en avant et en arrière avec le camion à charger la machine. Et donc pour le moment je suis très heureux et comme on dit en italien felice d'avoir pris en considération les suggestions que la chat m'a donné la semaine prochaine. Pardon, la semaine avant. Sorry, scusate, ma ogni tanto qua sono sti sbalzi di temperatura qua. Ci vorrebbe solo una lama un po' più lunga, anzi più larga, però non ho ancora perso tempo a scaricare, quindi a quest'ora avrei già dovuto scaricare una volta. Ora vediamo quanto riesco a farsi, riesco a fare un giro completo intorno al campo con una sola passata. Diciamo che più o meno sono quasi a metà, quasi campo più o meno. Probabilmente devo scaricare a metà strada. Quasi mezzo serbatoio qua, più o meno. Ah no, 60%, ok. E noi continuiamo qui a lavorare sul campo e cerchiamo di rilassarci un pochettino . Vi do il benvenuto a tutti, io mi chiamo Fabrizio e qui su Twitch mi conoscono con il nomignolo di Dablo o di B. E benvenuti in un nuovo format, nella creazione ed invenzione di un nuovo format che si chiama soft gaming. E il soft gaming ha appunto l'intento di rilassare coloro che guardano la live e aspettando poi l'uscita di Farming 22 andiamo ancora avanti un po' con il lavoro qui su Farming 19 e se siete interessati ad acquistare Farming 19 o 22, quindi preordinare il gioco a prezzo scontato, o se eventualmente volete acquistare giochi multipiattaforma, quindi non solo PC ma anche Xbox, PlayStation eccetera, potete digitare il comando gioco durante la replica o durante la live, oppure per chi sta guardando questo video su YouTube troverà nella descrizione del video, troverà tutti i link che vi porteranno appunto sul sito dove acquistare il gioco e altre applicazioni software per PC, e poi troverete anche tre link che sono i miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e bene ovviamente anche Twitch. Un ringraziamento particolare va a voi che state guardando in questo momento in replica qui su Twitch questa programmazione, e a voi che insomma lasciate il follow e quindi seguite il canale con fiducia, quindi sui canali che chiedo scusa, sui video e quindi sulla programmazione in replica. Va bene, detto questo andiamo avanti. Allora, quest'altro taglio lo faccio, quest'altro verso, così quando devo scaricare la trebbia ho già il tubo di scarico sul lato libero. Ecco, io a questo punto con la vecchia trebbia avrei dovuto già scaricare, e comunque voi avete già ordinato o preordinato Farming, ne avete anche voi, state aspettando il 22 per poter finalmente toccare con mano e quindi vedere come è fatto Farming 22. Fatemelo sapere rispondendo qui in chat. Ma a breve si dovrebbe bloccare. 26 4 5 6 7 8 e 9 si blocca. Ecco qua. E noi andiamo a scaricare. Alla fine con i semi di girasole qua abbiamo fatto praticamente quasi un giro e mezzo con questa trebbia. Beh, adesso non ci sono più problemi di scarico con questo braccio bello lungo. Ottimo acquisto, direi. Grazie al consiglio di tutti coloro che la settimana scorsa sono passati in chat e mi hanno consigliato. Questa trebbia l'ho pagata usata con la mod dell'usato quasi 900.000 euro, però mi fa risparmiare un bel po' di fermate intermedie, questo dobbiamo dirlo. E rilassiamoci ancora un po' con un po' di musica, spero gradita e che vi possa accompagnare nella fase di rilassamento e magari, perché no, che vi faccia prendere anche un po' di sonno e possiate dirmi: Dab, con te mi sono rilassato o mi sono rilassata. Farming 22, io l'ho guardato con attenzione, ho seguito anche la diretta che ha fatto Jason Farm. Se siete appassionati di farming e vi va di approfondire qualsiasi argomento su farming, vi consiglio di iscrivervi al canale di Jason Farm, che è un amico streamer preparatissimo, anzi super preparato per quanto riguarda farming. Vi saprà consigliare macchinari, modi di lavorazione ed è veramente molto 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 bravo. Fa parte di un team che si chiama Mondo Gamer, se non ricordo male, Mondo Gamer, e dello staff di Mondo Gamer fa parte Peppe978, che è l'ambasciatore di Ambassador, è un bravissimo modder. Non so se magari qualche volta avete scaricato la mod del Fiat 968, il camion, oppure il Turbo Star. Ecco, quelle sono le sue creazioni. Oltre a Greg 78, se non ricordo male, e insomma hanno anche un canale Discord, per cui se avete bisogno sono veramente eccezionali, si mettono a disposizione e sono sempre lì pronti a dare consigli, soluzioni, e quindi seguiteli, che sono veramente persone in gamba. Mettiamola un po' la visuale interna. Andiamo avanti, ci mettiamo un po' più verso l'esterno, così da evitare di perdere troppi girasoli. Ecco qua, una visuale in stile drone. Facciamo quest'ultima parte e poi provvederò poi a continuare il lavoro. E quindi io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo sabato sera con Aspettando Farming 22 qui su Farming 19 sulla mappa Ellengram Lam DLC Alpine. Vi ricordo che l'appuntamento è per domenica mattina per un paio d'ore, dalle 10 a mezzogiorno, quindi dalle 10 alle 12. E per quanto riguarda l'appuntamento del sabato rimane sempre dalle 21:30 circa fino alle 23:30. Il video, questo video sarà disponibile su YouTube lunedì. Nella descrizione del video poi vi lascio il link dove potete acquistare il gioco scontato Farming 19 o preordinare, come ho già fatto io, Farming 22 a prezzo scontato. Potrete acquistare anche altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70% di sconto. Poi vi lascio anche un link, anzi tre link, 4 per esattezza, che sono i link per seguire i miei canali social, che sono Facebook, Instagram, YouTube e Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, restate sintonizzati perché poi partirà il video successivo. Vi ringrazio ancora per avermi tenuto compagnia e mi auguro di aver fatto della buona compagnia a voi che state guardando questo video in replica sia qui su Twitch e nella programmazione sia su YouTube. Poi mi sembra di aver detto tutto. Io vi ringrazio, restate ancora sintonizzati qui sul canale perché poi continua la programmazione del canale. E adesso passo a salutare gli amici in lingua inglese. So thank you so much, thank you so much for making me company, thank you for watching this live streaming, thank you so much for the follow. If you are following this channel during my replay and as well during my live stream, thank you for company. I hope that I am doing a very good company to you if you are watching this video on replay here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube. You will watch this video, you will find this video on YouTube on Monday at 12 p.m. If you are interested to buy Farming Simulator 19 or pre-order Farming Simulator 22, you will find a few links in the video description that are the link where you can buy game for PC multi-platform, so for PS4, PS5, Xbox, etc., with a price lowered up to 70%. You will find other links that are my social media channels, that are YouTube, Facebook, Instagram and Twitch. Thank you so much. Please stay tuned that after this video you will watch another video of my programmation. Thank you so much. Now I will talk to my French friends. Thank you again. Thank you so much. Merci encore pour votre compagnie. Merci pour avoir suivi la directe. J'espère, merci pour votre compagnie et j'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur le canal Twitch ou sur la chaîne, ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, achetez ce jeu, votre jeu multiplateforme, donc ordinateur, PS4, PS5, Xbox, etc., etc. Vous pouvez acheter le jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%. Puis, qu'est-ce que je dois dire? Ah, vous allez trouver aussi dans le lien, dans la description du vidéo, vous allez trouver aussi les liens pour suivre mes canaux social media qui sont YouTube, Facebook, Instagram et Twitch aussi. Restez syntonisés, ne quittez pas la vidéo. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici, si vous êtes en train, pardonnez-moi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur Twitch, restez syntonisés. Après, ça va partir une autre vidéo d'une autre programmation du canal. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous saluer dans la langue napolitaine. Je vais parler de la langue napolitaine. Donc, restez dans le canal, ne quittez pas le canal. Merci beaucoup à tous. Maintenant, je vais parler en napolitaine. Voilà, merci. Alors, ah, j'ai oublié que la vidéo, cette vidéo sera disponible sur mon canal YouTube le lundi à midi. Voilà. Merci encore beaucoup pour votre compagnie. Merci à vous pour avoir choisi de rester dans ce canal et de regarder jusqu'au bout cette vidéo. Et maintenant, je vais passer à parler dans la langue napolitaine. E allora, io vi ringrazio, per aver fatto compagnia durante questa diretta Woppa Twitch. Spero che avete fatto una buona compagnia a voi che state guardando questo video di replica Woppa Twitch e a voi che state guardando Woppa YouTube. Poi, se vi piace farming e quindi volete accattare questo gioco oppure di gioco scontato fino al 70%, dalla descrizione del video vi lascio un link che è appunto un link, vi lascio tutta la serie di link su un link per accattare il gioco scontato multipiattaforma e sparagnate fino al 70%. Multipiattaforma si intende per computer, per PlayStation, Xbox, eccetera eccetera. E poi vi lascio pure in descrizione, vi lascio pure un link per seguire i canali social media miei, che sono Facebook, Instagram, YouTube e poi pure il canale Twitch. E poi rimanete ancora a guardare questo video, perché a voi che state guardando in replica Woppa Twitch, una volta che fornisce questo video, poi parte un altro video la programmazione del canale. E allora, detto questo, allora io come sempre vi ringrazio che mi avete fatto compagnia, vi ringrazio veramente assai. Thank you so much everyone for following. Thank you so much for the company. Thank you so much. Merci beaucoup. e state voi buona. Ciao ciao, bye bye.